Mister Ignazio Chianetta, domenica debutto in Coppa Italia, come state preparando la partita? Ci stiamo andando bene, per noi è un, diciamo, un buon test, giochiamo contro una squadra che da tanti anni, ormai da 3-4 anni fa la Serie D, e quest'anno ha costruito una squadra molto competitiva. Noi il debutto speriamo di non fare brutta figura. Ecco, è il nuovo arrivato di stamattina, ce ne vuoi parlare, visto? Di chi parla? Balestrati, Balestrieri, Balesteri. ah, perché è arrivato pure Corsini comunque. No, Balestrieri non è che se lo devo discutere io, è da 2 giorni che è qua, ieri si è allenato, oggi si è allenato. Naturalmente ancora gli manca il ritmo degli altri perché si è allenato poco e allenandosi da solo non è la stessa cosa di allenarsi con il gruppo, però non si discute. Ecco, continua la preparazione qua al Merano di Dia. Ecco, mister, è una preparazione abbastanza importante per questo campionato di Serie D. Cosa ti aspetti da questo campionato, mister? No, una tranquilla salvezza, dobbiamo salvarci il prima possibile. L'obiettivo dichiarato della società è questo. La squadra è buona per l'obiettivo. Dunque speriamo di arrivarci il prima possibile e di toglierci qualche soddisfazione, Ecco, qualche bella soddisfazione. la settimana scorsa nel nostro programma Mercato New abbiamo interpellato l'ex direttore sportivo di Savoia, Francesco Mennito, per avere un'ampia veduta delle squadre napoletane. Ci ha detto Francesco che Turris e Savoia partono abbastanza bene, poi le altre squadre punteranno sui giovani. Come vedi questo campionato di Serie D? A prescindere che ci sarà questo Messina, il Troina, perché aspettavano il ripescaggio in Serie C, ma a quanto pare per Messina militerà anche con noi quest'anno in Serie D. Come tutti i campionati sono dei campionati difficili, la Serie D per noi che siamo da New Entry lo è ancora di più perché naturalmente ci basiamo con una società giovane che è nata da un anno e che per la prima volta questa società fa la D. Dunque l'obiettivo, ripeto, è quello di cercare di fare meno errori possibili, metterci qualche cosa più degli altri per raggiungere l'obiettivo finale, che è quello della salvezza. Le altre squadre, naturalmente, parte con la Sone, Cireale, Messina, Savoia, stessa Turris e qualche altra. Sono squadre che puntano a vincere e faranno un campionato diverso dal nostro. Ecco, Barça manca da grande calcio da tanti anni, da 20 anni la Serie C. Però vedo che questa società sta cercando pian pianino di risollevarsi, sono entrati nuovi dirigenti, lo stesso Cottone è entrato nell'entourage societario. Vedo che si stanno facendo programmi ben chiari, state lavorando abbastanza bene, sia sotto l'aspetto tecnico della prima squadra, ma anche a livello societario, chiaramente. Sì, se non c'è programmazione non puoi andare avanti, dunque questa è una cosa fondamentale. Ci siamo basati, la società si è basata prima sull'organizzazione, quella societaria, e poi su quello che è la squadra. Devo dire che si sta ben figurando e si sta comportando in maniera all'avanguardia per questa categoria. Visto la prossima settimana dovrebbero uscire i calendari, la prima squadra che vorrebbe incontrare. Ma è lo stesso. Spero di incontrare qualche Savoia, Turris, qualche squadra di queste, e magari uno li becca all'inizio e può trovare qualche speraglia in più. A parte la battuta, noi dobbiamo incontrare tutti. Tutte, chiaramente. Dunque, o prima o poi, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a raggiungere, ripeto, l'obiettivo nostro, che è quello di raggiungere il prima possibile, quella della salvezza. Ecco, mister, è partita la campagna abbonamenti, ci può Come dare sta andando? qualche notizia in merito? Non ho novità, so che sta andando discretamente bene e questo ci fa piacere perché significa che i tifosi si stanno avvicinando alla squadra. Però per il resto, non, se vuoi, vuoi notizie sui numeri, non te lo so dire perché se ne sta occupando Antonio Mistretta Il e gli altri, direttore generale, chiaramente. e gli altri praticamente, insieme al presidente, alle cause di questo. Vai, vai. Auguriamo Un in bocca al lupo e al speriamo di passare il mister un turno di prossimo Coppa campionato di dare tanta soddisfazione ai tifosi azzurri. Ecco, visto, quando tornate a allenarsi al Municipale? Ma di questo non te lo so dire perché non è un problema che la società sta discutendo con l'amministrazione,
Io spero che quest'anno nessuno si alleni in questo campo in modo da averlo sempre discreto, per poter buono, per la domenica disputare delle buone partite, perché allenando, sollecitando un campo di erba naturale, sollecitandolo giornalmente, diventa un attimino molto, diventa precario. Dunque bisogna anche assumersi la responsabilità, che è quella di trovare dei campi alternativi e andare ad allenarsi come stiamo facendo noi stasera, come sta facendo il 12 a Paceco e come dovranno fare, spero, altre società. Questa, ti auguriamo in bocca al lupo e forza Marsala. In bocca al lupo anche a voi, e complimenti per la nuova.